Ho aperto a caso qua come un cristallo sotto la cima del Monte Rosa, il lago di Varese, quindi là sotto. È una bellissima guida perché è una guida meditata, si parla di ristoranti, però si parla anche di dimore di charme. Molto bella questa espressione, ne abbiamo tante in Lombardia ed è veramente. Sono luoghi da valorizzare, quindi grazie Repubblica per questo bellissimo contributo, importante contributo alla valorizzazione delle tante cose belle che abbiamo in regione. Sono le regole che ci sono le regole che sono state fatte, quindi uno deve organizzarsi, no? Se non ha il consenso è un problema suo, non è un problema. Noi anzi faremo venerdì una modifica alla legge regionale per introdurre la doppia preferenza di genere e per mettere l'alternanza uomo-donna nelle liste, cioè il 50% più di quello che è previsto dalla legge nazionale, più di così, francamente. Ho letto che Di Maio parla di questo. Noi ci occupiamo di altre cose qua, dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, questo sì. Purtroppo non abbiamo avuto soddisfazione da questo punto di vista per EMA, ma vediamo se riusciamo a lavorarci ancora. Tutti accusano, è sempre colpa mia, qualunque cosa succeda qua è colpa mia, se piove è colpa mia, se nevica è colpa mia, se c'è il sole è colpa mia. Quindi, No, ma è vero o infatti. no? Ma non è vero niente. Invece di ringraziarmi che l'unica regione, la Lombardia, che ha costituito l'Agenzia regionale anticorruzione, che sta lavorando benissimo, non bene, in piena autonomia, hanno sempre qualcosa da. Va bene così, per l'amor di Dio, no? Però c'è chi si occupa appunto di queste cose senza significato, e per spirito di polemica, chi invece le cose le fa. È sottoscritto, le cose le fa. Ieri abbiamo approvato 80 milioni per le opere della. Oggi mi pare arrivino, tra oggi e domani, mi auguro che arrivino buone notizie sulla Pedemontana e quindi avanti tutta. E purtroppo sì, però abbiamo ridotto il danno, diciamo così, con l'intervento dell'assessore Garavaglia, che è il coordinatore della conferenza delle regioni per quanto riguarda i rapporti col governo. Quindi i tagli ci sono, meno di quelli che temevamo e quindi una buona cosa. Roma mi interessa non tanto per i tagli, mi interessa per la possibilità di chiudere l'accordo sull'autonomia. Penso che ci siano buone possibilità. Noi faremo un incontro qui, l'ho già detto a Bressa, all'inizio di gennaio, per chiudere sulla partita competenze e poi si aprirà la partita risorse, che è quella altrettanto importante, che voglio chiudere entro gennaio. Quindi sono ottimista, questo può cambiare davvero il futuro della regione. Queste sono le cose su cui io vorrei ci fosse un dibattito, un confronto. Invece, vabbè, una riunione con alcuni esponenti della maggioranza per sentire le loro opinioni. Abbiamo fatto una riunione invece con gli assessori che hanno fatto la verifica delle cose fatte in base al PRS, Programma Regionale di Sviluppo, presentato al Consiglio regionale all'inizio della legislatura. Adesso i partiti di maggioranza si metteranno attorno a un tavolo, ma partendo da lì, dalle cose fatte, questo è ciò che io voglio promuovere. La nostra campagna elettorale sarà: queste sono le cose che abbiamo fatto e poi faremo anche, però partiamo da lì per definire il programma. Mi auguro che ci sia l'Election Day, il 4 di marzo, e noi ci prepariamo come se le elezioni regionali ci fossero il 4 di marzo assieme a quelle politiche. Ma la maggioranza sarà la stessa? In Regione Lombardia sarà la stessa che è arrivata fin qua. So che volevi dire un'altra cosa, ma No! alle politiche va bene.